Buonasera, buonasera a tutti da Marco Liguori, qui su Pianeta Genoa 1893.net. Allora, Genoa 42 punti, grazie al 3-0 netto sul Cagliari e salvezza matematica, quindi stamattina ci siamo sbizzarriti un po' di statistiche. Genoa praticamente era già salvo, però adesso, come dire, questo 3-0 si chiudono tutti i giochi. L'Udinese oramai ha 12 punti al di sotto, quindi sono assolutamente no, pardon, 12, sono meglio ancora, sono 10, 30, 12, no, 13 punti, 13 punti sotto, quindi finito ogni discorso salvezza, retrocessione, si puntiamo magari verso il Torino che è al decimo posto ed è un po' in crisi. In crisi di astinenza da gol e da vittorie, quindi è a 4 punti, il Monza a 44, quindi Genoa può fare le ultime 4 giornate pensando di agguantare una di queste due posizioni. Ma chi agguanta queste posizioni ed è felice, già le ha agguantate, come dire, è il nostro Francesco Patrone che è raggiante dopo questo 3-0, voleva scendere anche lui in campo. Ciao Francesco. Sono Morten di felicità, caro Marco. Sono Morten, doppio Morten, e doppiamente Morten di felicità. poi No, good beh, boss. e poi, vabbè, diciamo che oggi veramente una partita a senso unico, tre gol, ma forse potevano anche essere di più. Il Cagliari, sinceramente, non ha mai impensierito Martinez in tutti i 90 minuti più recupero, e quindi una prestazione assolutamente bellissima da parte del Genoa, una vittoria larghissima che mancava forse, se non ricordo male, dalla vittoria sulla Roma 4-1. Quindi finalmente anche poi abbiamo vissuto un intervallo in serenità, in avanti di due gol. Ma forse anche la squadra probabilmente libera anche da qualsiasi problema, magari così di classifica, anche se obiettivamente quest'anno il Genoa non ha mai rischiato nulla, è sempre stato bene al di sopra della zona pericolosa. Sicuramente volevano, secondo me la squadra voleva anche riscattare la sconfitta dell'andata assolutamente meritata in quel di Cagliari, volevano anche riscattare la sconfitta con la Lazio del turno precedente, la partita giocata male dal Genoa, e oggi invece la squadra ha dimostrato di esserci. Si temeva magari un calo di tensione, visto il raggiungimento dell'obiettivo, vista anche la posizione di classifica, era quello che onestamente molti di noi tifosi temevamo. Invece la squadra è scesa in campo concentrata fin dal primo minuto e ha messo subito le cose in chiaro e devo dire ha sbloccato il risultato con un grandissimo gol di Torsby, perché Torsby ha dei limiti tecnici abbastanza evidenti, ma quando si tratta di giocare di testa è molto bravo e l'ha dimostrato oggi con uno stacco imperioso su un bellissimo cross di Sabelli. Quel gol lì è stato praticamente la svolta della partita. A quel punto il Cagliari poi non è mai esistito. Ranieri poi nell'intervallo ha provato a mettere dentro un po' di punti, ha messo dentro la Padula che onestamente, a parte qualche fallo in attacco, praticamente non ha mai visto palla. E quindi devo dire che sulla vittoria di oggi non c'è niente, assolutamente niente da dire. No, infatti si è. E Francesco, adesso magari scusa, è andata via la voce, no? scusa. No, dicevo, adesso magari si può cercare di migliorare la classifica perché Gina comunque è Sì. dodicesimo e vede un po' più da vicino quelle che ci sono davanti. E soprattutto il Monza che è lì a 2 punti, magari si potrebbe sperare di cercare di raggiungerlo. La prossima trasferta c'è da dire domenica prossima, però è una trasferta molto impegnativa perché si va a Milano contro il Milan, anche se c'è da dire che il Milan ormai
devo dire che per i rossoneri la stagione ormai è finita, perché ormai acquisita la qualificazione in Champions non hanno più, diciamo, alcun obiettivo. Però c'è da dire che sempre andare a giocare a Milano davanti a 60-70 mila persone non è mai facile, però sicuramente io penso che domenica assisteremo a una partita divertente, ecco, con due squadre che non hanno più nulla né da vincere né da perdere, ecco. Quindi perché no? Magari Giraldino potrebbe provare una formazione un po' più spregiudicata, chi lo sa, per esempio. Sì, possibile. Io adesso mi passa il nostro collega Roberto Sabatino, ma è stato un interessante statistica di cronaca di spogliatoio, che praticamente Genoa è la miglior neopromossa finora dei top 5 dei primi 5 campionati europei con i suoi 42 punti. Poi c'è l'Alaves in Spagna con 38 punti, l'Heidheim con 37 nella Bundesliga, il Le Havre in Francia 29 e il Luton Town, poi in inglese, diciamo, in Inghilterra, quindi nella Premier, che è quinta. Quindi diciamo che il Genoa ha anche un altro piccolo primato, insomma. Sì, c'è da dire, Marco, che hai citato squadre che, se la memoria non mi inganna, sono squadre che fanno spesso su e giù tra, sì, prima diciamo così, Serie A e tra prima e seconda serie, ecco, diciamo, esatto, così. Mentre il Genoa è vero che non è promossa, però diciamo che, diciamolo francamente, la retrocessione di 2 anni fa è stata un incidente di percorso in una situazione un po' particolare, insomma, Genoa ne veniva da 15 anni filati in Serie A, quindi insomma la retrocessione è stata un incidente di percorso, e infatti l'anno scorso il Genoa, seppur con qualche difficoltà iniziale, poi però alla fine è venuto su in carrozza senza neanche passare per i playoff, quindi voglio dire... però è una statistica che ci sta, perché giustamente il Genoa è una neopromossa e quindi è la migliore neopromossa dei top 5 campionati d'Europa, quindi ci sta, è un piccolo primato effimero, però è una statistica interessante. Ma io confido molto, diciamo che in questi 2 anni, sia l'anno scorso in Serie B che quest'anno in Serie A, comunque al di là dei risultati, che l'anno scorso è stata una, specialmente nel giorno di ritorno, è stata, chiamiamola così, una marcia trionfale, quest'anno c'è stato un po' di alti e bassi, ma la classifica, come ho detto prima, è sempre stata rassicurante. Però dicevo, c'è molto entusiasmo anche per quello che potrebbe fare la proprietà. Siamo tutti consapevoli del fatto che probabilmente qualche, speriamo solo uno, pezzo da 90 potrebbe lasciare la squadra, però confidiamo anche che si facciano degli investimenti oculati e che l'anno prossimo, come ha detto anche in una recente intervista, mi pare Blaskets, il nostro amministratore delegato, l'anno prossimo il Genoa possa provare ad alzare l'asticella, considerando il livello delle squadre che ci sono poco sopra di noi in classifica in questo momento. Non sarebbe così utopico poterlo pensare e sperare, ecco. Tutto dipenderà dal mercato, da cercare di comprare i giocatori giusti nei posti giusti, nelle posizioni giuste, e soprattutto i giocatori che diano una certa continuità di rendimento dal punto di vista anche fisico. Purtroppo quest'anno il Genoa ha fatto un po' così, anche a volte altalenante, perché comunque ha avuto l'infermeria spesso e volentieri piena, e quindi questo ha influenzato notevolmente, ma d'altronde chi ci segue lo sa, io ho sempre detto che questa squadra, al netto degli infortuni, era una squadra che sarebbe potuta arrivare a 45-46 punti. Siamo a 42, mancano ancora 4 giornate, io penso che sia un obiettivo facilmente raggiungibile, ecco, non so cosa ne pensi tu. No, ma infatti quello che dicevo io in apertura di collegamento, c'è un Torino in, non dico in discesa libera, ma in chiara difficoltà, il Monza un po' rallentato il passo, perciò si potrebbe provare a fare un colpaccio, perché no, a Milano, anche se non è facile, però sai, nella vita, visto che la squadra non ha più nulla da,
da temere, nulla da perdere, può tranquillamente. Più che altro scalare posizioni in classifica significa anche incrementare gli introiti per l'anno prossimo, quindi è un conto arrivare ai dodicesimi, un conto arrivare ai decimi, c'è una differenza di balla qualche milione di euro che comunque penso che a questa proprietà schifo non facciano, quindi voglio dire, no, perché no, no. Ecco, proprio voglio dire, no. Quindi sì, vediamo, adesso abbiamo queste ultime quattro partite, due trasferte onestamente molto difficili, perché soprattutto quella con la Roma tra due domeniche, una Roma che si gioca ancora praticamente tanto, perché è ancora in corsa in Europa e punta la Champions, insomma è una Roma che si gioca ancora tanto, però le partite contro, ad esempio, quella contro il Sassuolo, tra due turni in casa potrebbe regalare altri tre punti, considerando che il Sassuolo magari, se continua ad andare così, potrebbe anche essere già retrocesso a quel punto. E poi si va, e poi arriva in casa l'ultima al Bologna, anche lì magari il Bologna potrebbe già aver ottenuto il proprio obiettivo, che è sorprendente, perché comunque una squadra come il Bologna che si qualifica per la Champions, tanto di cappello a Thiago Motta, però magari potrebbe arrivare un po' scarico all'ultima giornata, qualora avesse già ottenuto il pass per la Champions, e quindi magari il Genoa potrebbe incrementare ancora di più il bottino della classifica. Però vabbè, sono tutti discorsi così che lasciano un po' il tempo che trovano. Adesso ci godiamo questo netto successo 3-0 contro il Cagliari, e diciamo che abbiamo reinguagliato il Cagliari, perché il Cagliari ha 32 punti, è in piena zona, diciamo qui ancora un po' sopra al margine, però insomma è ancora coinvolto in pieno nella lotta per evitare la retrocessione. Benissimo, Francesco. Allora io direi ci siamo, sono le 22:58. Noi ci vediamo domenica prossima, ricordiamo, Milan Genoa, ore 18 al Stadio Meazza. Sarà almeno il 18, poi il turno successivo col Sassuolo sarà la domenica alle 3. Alleluia, alleluia. È incredibile che il Genoa giochi due partite consecutive alla domenica, una cosa. Bisogna segnare sul calendario queste due date, perché rimarranno un evento storico, secondo me. E quindi queste siamo, diciamo, vediamo, abbiamo due partite, punto, una dove comunque una squadra che oramai anche il Milan non ha più nulla da dire al campionato, perché tanto oramai in Champions c'è tranquillamente, e poi c'è il Sassuolo, che è solo Rimballardini, che è, purtroppo è in pessime acque, diciamo, vista anche la partita che ha fatto ieri a Firenze, insomma, a Firenze era, insomma. A Firenze. Ha preso una batosta mica da ridere. No, è una batosta che spegne praticamente tutto, anche dal punto di vista morale, la squadra. Il Sassuolo, nel momento in cui ha perso Berardi, ha perso tantissimo. Quindi paga l'assenza di Berardi, secondo me. Poi è rientrato Berardi. Vabbè, comunque non mi ricordo più, comunque so che ha giocato per un po' senza Berardi e ha combinato ed è sceso in classifica. Ben poco. Benissimo, Francesco, allora ci vediamo domenica prossima, quindi tra il primo e il secondo tempo, e poi dopo a fine partita per i tuoi commenti sulla partita. Benissimo, Francesco. Un saluto a tutti, buona serata e buon primo maggio a tutti. Buonanotte Francesco Padrone, la voce del patrone rosso-blu, e adesso facciamo un salto negli States, prima poi di ritornare a Genova, perché abbiamo il duo Riccardo and Riccardo. Il primo Riccardo non è Richard, ma è Riccardo, ed è Riccardo Sallo! Ciao Marco e tutti i seguaci di Pianeta Genova, ciao! Ciao Riccardo. Che bel sorriso, Eh beh sì,
E una buona se- cioè, buonasera da te, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ecco, è una grande giornata di sport e spettacolo, ecco, mettiamola così, perché il Genoa oggi, almeno a mio modo di vedere, è stata praticamente l'unica squadra in campo. Per assolutamente. Ecco, tu, diciamo, la... io ho notato finalmente il gioco sulle fasce, che poi purtroppo non ha avuto Retegui come terminale offensivo, ma ha avuto altri giocatori, però ecco, è stata, secondo me, quella è stata la chiave della partita. Tu che ne pensi? Beh, io penso che la chiave della partita sia stato il centrocampo. C'è stato un Thorsby oggi veramente ovunque, e considerando il che abbiamo già Frendrup che è ovunque, mettiamoci pure Thorsby che era ovunque, abbiamo giocato con due uomini in più praticamente a centrocampo. Poi da lì partivano le aperture sulle fasce, anche se è da dire che i cross sono arrivati, ma sono arrivati dalla tre quarti, sono quasi mai arrivati dal fondo. Questo proprio a trovare il pelo nell'uovo di una giornata eccezionale. Fammi subito commentare quella maglia bellissima con scritto Genova. Ma c'è, certo, c'è un ambiente che è meraviglioso, e in effetti essere dall'altra parte dell'oceano in questo momento soffre un po', perché è bellissimo obiettivamente. C'è un'unione da ambiente, società, tifosi, giocatori, panchina, che ovviamente non vedevo da un tempo. No, infatti è una unione di tutte e tre le componenti del Genoa, quindi diciamo dell'universo Genoa, quindi diciamo così. Ma io, secondo me, ti vedrò arrivare uno di queste, diciamo, delle ultime partite, ti vedrò con tipo Gio Falchetto. Guarda, non nascondo che ho già cominciato a vedere i possibili incastri col lavoro, anche se purtroppo non penso di riuscire entro la fine del campionato, però non si sa mai, fino all'ultimo non si può mai dire mai. Sai com'è, so che tu fai dei blitz. Esatto. tra l'altro io sono anche, cioè io, l'abbonamento è intestato a me, ma in realtà l'ho preso per il Genoa Club New York e per tutti gli amici. Però ufficialmente io il mio abbonamento dallo stadio ce l'ho, anche se sono dall'altra parte dell'oceano. No, benissimo, però ecco, la fede rosso blu si vede anche dall'altra parte dell'oceano, praticamente. Meno male che ha tenuto in panchina Ekuban dopo i gol che si è mangiato. Partitone di Thorsby fantastico negli stop. Ah, veramente, Thorsby oggi è stato protagonista. Veramente, insomma, non solo lui, di solito è famoso per la quantità, ma oggi anche di qualità veramente notevole. No. È anche vero che, insomma, il centrocampo e tutta la squadra del Cagliari ha deluso un pochettino, chiaramente penalizzati da tutte le assenze che avevano, però ci hanno anche permesso di giocare. Ecco, noi abbiamo preso subito la palla al balzo e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, però ecco, ce l'hanno anche permesso loro. Qua sto vedendo un po' dei messaggi sul problema Retegui. Ecco qui questo nostro amico da casa: se non troviamo un problema non siamo contenti. No, ma anche perché proprio stasera DAZN qua in Italia ha tirato la notizia che Spalletti ha scelto il titolare, sarà almeno inizialmente Retegui. Però c'è uno Scamacca che segna, almeno sta segnando quasi tutte le partite, e potrebbe insidiare il posto, perché Retegui è ancora un po', come dire, non... Io oggi l'ho visto anche non molto servito, secondo me, poco servito, sì. O sbaglio. Sì, è un gioco quello in questo momento, con gli interpreti che abbiamo, il gioco di Gaspe, di Girardino, che non aiuta Retegui. L'ho visto, messaggiavo col Genoa Club New York durante la partita, l'ho visto anche un po' triste e un po' concentrato in se stesso, come se sentisse appunto la pressione di Scamacca, che obiettivamente sta giocando, però insomma nessuno al posto fisso, ma ricordiamo che dal nostro punto di vista
fino a che non finisce il campionato, l'obiettivo numero uno è il bene del Genoa. Che poi da questo venga fuori un grande attaccante anche per la nazionale, è da chiaramente è un aspetto positivo, ma comunque secondario. Il bene e il successo del Genoa è la cosa primaria. Quindi ho visto il gol di Torsby, tutti festeggiare, e Retteghi l'ho visto un po' compassato. Quindi, volendo cercare un pelo nell'uovo, probabilmente non direi un problema di Retteghi, perché comunque si è impegnato, ha dato il tutto. Però certo, il gioco non è il suo, lui ha giocato praticamente il 90%, spalla alla porta, e chiaramente lui è un buitre, lui è un falco dell'area di rigore. Quindi, come dicevo precedentemente, i cross dal fondo, quelli sono il pane per i suoi denti. E arrivano cross che lui deve difendere, spalla alla porta, ha fatto il suo, ma obiettivamente non si valorizza il giocatore. No, infatti è peccato, l'unica troppo nota stonata della serata, però magari Girardino vedrà la prossima volta, magari di mettere guardiamo un lati, però guardiamo anche tutti i lati positivi, insomma, ecco. No, cioè, va bene, certo. Retteghi, non direi che c'è un problema, non ci sono problemi al Genoa. No, al di là del fatto che Retteghi possa essere un po' penalizzato in questo momento dal gioco del Genoa, poi vediamo anche che Vitigna è entrato, ha fatto due o tre movimenti da stropicciarsi gli occhi, secondo me. Quindi, ecco, come dice sì. Constantin, sì, averli tutti e due là davanti con un Albert dietro, o eventualmente se dovesse entrare anche Messia, insomma, ci sarà da divertirsi. Sono due giocatori che giocano a calcio, sia Retteghi che Vitinha. E allora lì potrebbe, sai, un giocatore che portano via l'uomo, due giocatori su di lui, l'altro fa il movimento, quindi ci sarà da divertirsi. Diciamo, tu che sei un pilota d'aereo, potrebbe essere deve tornare a essere un cacciatore, Retechi, insomma, un uomo Sì, da sì. pilota di caccia. Un pilota di caccia, sicuramente, però deve avere gli avversari, no? Quindi in questo caso le palle giocabili, allora poi lui si fionderebbe. Però ovviamente, come dicevo prima, spalla alla porta al limite dell'area diventa complicato. Infatti, Luigi Rudi, d'accordo con te, ci ha fatto un gran lavoro sporco per me, ha giocato una buona partita, non può essere in discussione, è un grande attaccante, ma infatti non stiamo Sono dipendendo, è assolutamente solo d'accordo. così. Sono sì, no, sono Quindi, delle è uno considerazioni. spunto di è uno spunto sicuramente, perché all'attaccante ci si chiede di attaccare e di segnare. Però è un giocatore incredibile e darebbe molto molto di più guardando la porta dentro l'area. Questo sicuro. No, infatti. Allora, significativo il bacio. Aspetta un attimo che vediamo Di questo Vogliacco. messaggio. Il bacio di Vogliacco a Retechi dopo il gol di Albert. Come dire, stai tranquillo, verrà il tuo momento. Sì. Sì. Ma infatti è così, è Dito. quello che Retteghi non deve sentire la pressione di nessuno, non deve sentire la pressione di Scamacca, ha la fiducia dell'allenatore della nazionale, la fiducia di tutto l'ambiente, di Girardino, poi il suo gol arriverà. Tra l'altro ce No, l'avevo infatti. anche contro Fantacalcio, sono anche contento che non abbia segnato. Ah. Comunque, allora, notizia: il nostro amico Riccardo Passeggi sta dovrebbe arrivare tra 5 minuti. Vabbè, poi così facciamo un dibattito anche un po' più pieno. Come dire, abbiamo criticato un paio di anni fa Destro che ha fatto 10 gol e osanniamo Retechi. Vabbè. Ognuno, caro amico, la vedo come vuole, beh, se è bello del pallone. Magari a te sta bene, a un altro no, è così. Questo è il bello All'amico di questo Pigmeo sport, Piccolo. no? Sì, Il bello di questo sport, ognuno infatti, vede la sua. è la sua, ecco, so, ecco, qualsiasi, sì, come qualsiasi, ecco, sport, soprattutto sport di squadra. Anche se, diciamo, tu che vivi negli States, c'è il basket che a me piace tanto. Mi ricordo quando ero venuto a New York, ho visto le partite belle e molto interessanti. È una cosa Eh sì, l'NBA spettacolare, lo è. è veramente di grande livello. Vabbè, però ecco, vabbè, è bello anche il sale della critica e la polemica, se no qua che facciamo le statuine, Certo, cioè. non male.
Marco, te la faccio una domanda. Vadi, Invertiamo i ruoli, vadi. invertiamo. Senti, ma Vai. adesso che abbiamo raggiunto i 42 punti fatidici di cui parlava Girardino, e abbiamo raggiunto la matematica salvezza di cui ne parlava la società, sarà la settimana buona dell'ufficialità? Per me sì, per me sì, perché a questo punto, come dire, cadono tutti i veli. Non c'è più da aspettare nulla. No, no, non c'è più da aspettare nulla. Oramai la proprietà deve dire: guarda, se è vero che ha avuto adesso questa proposta da 1 milione, che poi io ho letto, si parla di una clausola della, se ha un'offerta migliorativa se ne va. È per forza, cioè. È ovvio, e c'è la possibilità di recedere dal contratto o risolvere, meglio ancora, in questo caso la risoluzione con la se già è firmato, diventa risoluzione e quindi, ma questa è una cosa normalissima in qualunque contratto, cioè se arriva un altro e ti dice ti do 10 milioni, lui prende e se ne va. Cioè, Se non è qualcuno offre che 10 milioni a Girardino vuol dire che ha fatto veramente bene con noi, quindi ben venga. infatti. Siccome gli vogliamo bene, vabbè, lo Vogliamo diciamo, bene, certo. anzi, speriamo che non gli arrivi una offerta del genere. Cioè, Ricordiamoci professionalmente che sì, ma come sì, Genoa no. esatto, esattamente. Ma sì, io penso, parlavo prima, avevo mandato una. Esatto, come Fabio dice giustamente, ora programmiamo il prossimo campionato. Parlavo prima un po' di sale, mettevo nella chat del Genoa Club New York, e si parla tanto di Gasperini, la gente sogna perché comunque è un tecnico straordinario, però noi penso abbiamo la capacità e la potenzialità di fare un ciclo, di aprire un ciclo così come l'ha aperto Gasperini a Bergamo. Abbiamo la possibilità di aprire un ciclo con Gila qua a Genova. Questo è il mio punto di Sì, vista. sono d'accordo. Sono Al d'accordo. di là della diversa tipologia di gioco, chiaramente è molto più da stropicciarsi gli occhi, molto più spettacolare quello del Gasp, è molto più pragmatico quello di Gasp, però proprio come ciclo in generale di un allenatore confermato. Che si costruisce la squadra intorno con una società alle spalle che protegge tutto, che investe, che programma. Per me abbiamo un grandissimo potenziale. Sarebbe molto rischioso cominciare a dilapidare il primo tassello, però faremo vedere cosa succede. Ecco, questo è importante anche, dice Alessandro Scovazzo. Spero nel riscatto di Spence e Vitigna, Hanno certo, fatto infatti sì. bene entrambi. Quello che hanno fatto vedere fino adesso sono giocatori veri. Certo, No, ma non è che arrivano gratis, eh? no, Vitigna mi pare 25 milioni, 20 milioni, qualcosa del Mi genere. sembra che sia 25, chiaramente poi la base di contrattazione, 25. Se dovesse fare 5 gol nelle ultime 4 giornate, magari arriva a 35. Quindi. Non so se augurarci o no. Da un lato te lo auguri perché così magari sono punti per il Genoa, però poi vado No, a ma pagarci. sono giocatori veri, anche Spence ha una gamba importante. Se viene disciplinato tatticamente, penso che Girardino abbia la capacità di farlo, è un grande potenziale giocatore per noi. No, no, lui sì, infatti, ma anche Spence. Diciamo che non ha giocato moltissimo, però quelle volte che ha giocato è assolutamente convincente. Ecco. È un giocatore di qualità, si vede che, e anzi, forse anche un po' superiore rispetto. Sì, per quello che ha fatto vedere, quello che ha fatto vedere sì. Chiaramente più propositivo, forse che difensivo, ma la capacità atletica che ha gli permette di sopperire a quella carenza un po' tecnica a livello difensivo che magari ha, però ha una gamba di un certo livello. Oggi è andato via 2 volte, l'hanno steso, altrimenti andava via. E allora adesso torniamo qui in Italia, e da Genova abbiamo Riccardo Passeggi. Da Riccardo a Riccardo, ciao, Buonasera e buon Genoa a tutti. buongiorno a tutti, soprattutto buon 3-0 a tutti. Ma sì, dai.
Allora, direttore, un grifone eccellente, nordico, vichingo, contro un Cagliari che ha giocato, non me ne vogliano gli amici cagliaritani, se ce n'è qualcuno all'ascolto, che ha giocato una partita veramente atroce. Probabilmente pieno di attenuanti perché aveva tutti i più forti infortunati e quindi è sceso in campo con una formazione di ripiego e di emergenza. Detto tutto questo, vi dico soltanto due cose. La prima, non so se si sia colto in TV, dallo stadio si è avuta l'impressione di una squadra che veramente ci si domanda come possa avere la posizione tutto sommato abbastanza tranquilla che ha in classifica, perché il Cagliari di questa sera è probabilmente, insieme con l'Udinese, la squadra più brutta vista a Marassi sinora in stagione. Il campionato è quasi finito, e questo come prima cosa. Come seconda cosa, venendo in giù dallo stadio, ho dato un'occhiata ai social sul sito dell'Unione Sarda, le pagelle date dall'Unione, non un giocatore sufficiente, 4.5 De Iola, che effettivamente ha fatto un primo tempo imbarazzante, e difatti Ranieri lo ha sostituito alla fine del primo tempo, e tifosi infuriati perché, ripeto, una squadra senza attributi così desta effettivamente delle preoccupazioni in vista della rush finale. Se non sbaglio, loro domenica giocano alla Unipol Arena contro Unipoldomus, anzi alla Unipoldomus contro il Lecce, che è una squadra che in questo momento è in grande spondo. Comunque noi siamo qui per parlare del Genoa e credo, insomma, che possiamo essere molto ma molto contenti della prestazione, anche perché, come dire, in serate di questo genere io ho sempre pensato e sempre sostenuto che la differenza la fanno le motivazioni, e il Cagliari aveva o ne doveva avere 10 volte di più. Non si è visto perché li abbiamo letteralmente tritati, non c'è una definizione diversa. Scusate, intanto qui c'è la mia assistente che si fa vedere, che saluta tutti i giocatori di Genoa. Anche Olga è molto contenta per il 3-0 inflitto agli isolani. La gattona che sì, è contentissima. Miagola di contentezza per il 3-0. Beh, vedo che ti salta ovunque, quindi è, esatto. È un tripudio felino. Esattamente. Allora, buonasera a tutti. Questa grande, buonasera, grande prestazione. Mi auguro il Giardino rimanga, però con rinforzo e la migliore qualità della squadra. L'anno prossimo deve far giocare meglio la squadra, perché quest'anno si è difesa troppo, anche se i risultati non si discutono. Poi, credo che la clausola, se va via, deve pagare una penale, infatti sì, è una dicesi penale quella, infatti è una possibilità di soluzione del contratto con la penale, ma questo c'è in ogni contratto, come l'avvocato Passeggi ci insegna. Sì, io l'unico dubbio che ho è che Girardino sia in scadenza, e quindi se sì, è in scadenza non dovrebbero essere penali. Sì, no, sì, penso che riparlino della penale nel caso di rinnovo di contratto, dovesse andare via magari un 3 anni, certo, di contratto. Vabbè, ma è ovvio che essendo in scadenza o rinnova o va a scadenza, allora a quel punto lì poi è libero di mettersi d'accordo con un'altra squadra, ecco, di essere contrattualizzato da un'altra squadra. Comunque, insomma, vedremo, godiamocela, signori, stasera, ripeto, è una bella serata perché il Genoa ha vinto bene, non era scontato, insomma. Non... anche la coda, risultato soprattutto per il ritorno a casa del papà, che non è la coda della classifica, Riccardo. Prego? Non è la coda della classifica, quella. Non è la coda della classifica, no, è la coda del gatto nero. Grandioso, guarda, è un gatto, guarda, Olga è un gatto, una gattona veramente spettacolare, troppo simpatica. Comunque, insomma, comunque dai, tutto bene, decisamente tutto bene. Io guardo già avanti e spero che il Genoa mi dia una grossa soddisfazione domenica in quella che per il tifoso genoano è la partita dell'anno, perché all'andata il Milan ci ha depredato. Vi ricorderete il gol di Pulisic a pochi minuti dalla fine, viziato da un evidente fallo di mano. Ecco, io gli vorrei andare a restituire la cortesia domenica sera a San Siro, e lì di nuovo le motivazioni devono fare la differenza, perché il Milan ha decisamente la pancia piena. Finirà anche secondo... anche se Riccardo, se vai a vedere, il karma ci ha già pensato a punire il Milan, perché con quei 3 punti hanno permesso all'Inter di vincere lo scudetto in faccia durante il derby. Se avessero pareggiato
gli interisti la racconteranno ai nipotini, perché fanno alzare lo scudetto in faccia dall'Inter dopo aver perso il derby in casa. Credo che sia una roba da succedesse a Genova, io credo che cambierei pianeta. Se non avessero fatto quel furto, non sarebbero arrivati a quel punto nel derby. Quindi, insomma, il karma ci ha già pensato a punirli. Qualche duno scriveva prima e già pensava, una buona memoria come Riccardo, ma pensava anche alle cinque pappine che il Sassuolo ci fece quando siamo retrocessi. Certo che sì. E beh, la soddisfazione, no, ma poi tu ricorderai il contesto di quella partita che secondo me poi costò non immotivatamente l'esonero a Nicola a fine stagione, perché lì di nuovo, voi ve lo ricorderete, un Genova assolutamente ectoplasmatico che doveva avere 10 volte le motivazioni del Sassuolo, andò lì letteralmente strisciando sui gomiti e ne prese 5, ma il Sassuolo in fierino, ebbe rispetto, ridevano durante la partita, eccetera. Tacchi, tacchetti. E noi fra 2 settimane rimandiamo in B. Sì. E detto tra noi, allora lì si mangia molto bene, una bella trasferta perché si va in tanti, si gioca in casa, lo stadio è bello, si parcheggia molto bene perché i tifosi del Sassuolo sono 4 gatti e quindi riesce a parcheggiare a 100 metri dallo stadio, tutto molto bello. Qualcuno si sente dire che mancheranno in Serie A? Se ne sentirà la mancanza? Io non credo. No, che sono infinitesimali, insomma, rispetto ma non è soltanto quello, Sì, come poi comunque, per chi resterà in Serie B non sarà una bella gatta, da avere Sassuolo in Serie B. Per chi resterà in Serie B, che non sappiamo chi, non sarà una bella gatta da pelare avere Sassuolo in Serie B. Ma non solo, ma poi anche probabilmente andrà a fargli compagnia l'Udinese. Esatto. Sì. Poi direttore, ecco, siccome è una serata mi sembra di capire molto libera, molto tranquilla, eccetera. Io volevo, se a voi interessa, poi se interessa anche gli spettatori, portare l'attenzione sull'Udinese, perché questa mattina leggevo su un sito di un certo livello in materia di football, del quale non faremo il nome, un'analisi molto interessante del modello di impresa dell'Udinese, che negli ultimi, diciamo, 5-6 anni è diventata sostanzialmente quella che si dice una player trade company, cioè sostanzialmente una società la cui mission aziendale è quella di comprare a poco, rivendere a tanto, far ruotare i giocatori, fare plusvalenze, cambiare allenatori. Ricorda un po' qualcosa. Ricorda mica qualcosa la fine che sta facendo questo modello aziendale. Perché poi ovviamente lo scopo è quello di riempire le tasche della proprietà. Qui con l'altro modello aziendale che noi tristemente ricordiamo c'è una differenza significativa, che è il fatto che l'Udinese fa parte di una multiproprietà ed è sostanzialmente il satellite di una squadra che in questo momento gioca nella Championship inglese, cioè in Serie B, che è il Watford. Però detto tutto questo, le analogie sono addirittura sorprendenti e viene fatto da pensare che i Pozzo siano andati a scuola da qualcuno, quantomeno un certo modello aziendale lo abbiano studiato a fondo per poi replicarlo, perché è veramente sorprendente. Una girandola di giocatori in acquisto e in entrata, plusvalenze a sfare, allenatori che ruotano ad una velocità pari a quelli dei giocatori. Quest'anno l'Udinese è al terzo allenatore, voglio dire, è una lezione interessante. Ma infatti ne parlavo con dei colleghi di Udine che già tempo addietro, ti dico, quando erano venuti qui per Genova Udinese, ti dico che tranquillamente non mi avevano nascosto il fatto, detto guardate, quest'anno si va giù. Allora vi dico soltanto dei numeri: l'Udinese negli ultimi 10 anni ha generato i seguenti flussi di cassa: in uscita 280 milioni, ma in entrata 420, cioè stiamo parlando di plusvalenze per 140 milioni, ovviamente all'ordo delle tasse, però sono cifre molto significative e molto importanti. È ovvio che in questo contesto il risultato sportivo è totalmente irrilevante, anzi probabilmente è anche un impaccio per la proprietà che è interessata a monetizzare dei giocatori che prende con lo scouting, valorizza, poi rivende oppure fa girare
sulla squadra madre che è il Watford in un campionato molto più lucroso come è la, il campionato inglese. Fino a due anni fa il Watford ricordo che giocava in Premier League. Sì, in Premier, sì, sì, come no, come no. Infatti. Quindi con tutto quello che ne consegue in termini di incassi, diritti televisivi, bla bla bla. Oh, certo, infatti. Però la B, sai che la B sono mazzate, infatti già il Genoa ha fatto un mezzo miracolo, vabbè, con le varie... Beh, l'Udinese, il direttore, scenderà dopo, se scende dopo, credo, 20 anni di Serie A, quindi avrà il massimo di paracadute e questo le consentirà di ammortizzare fortemente la perdita di fatturato e di impostare una campagna acquisti probabilmente al, al rialzo. Come del resto il Sassuolo, perché il Sassuolo credo che abbia 10-12 anni di A. Sì, sì, di A, sì. Per quello dico sono brutte bestie. Sarà un problema per chi resta in Serie B. Per chi resta, chiunque sia. Chiunque sia. Chiunque sia, non facciamo chiunque nomi. Sia. Ci siamo capiti, però vabbè, non facciamo nomi. No, e poi, devo essere sincero, anche è vero che noi dobbiamo portare l'asticella, dobbiamo, come diceva Blas, che dobbiamo sempre portarla più in alto. Però è difficile che due squadre di quel blasone lì possano fallire 2 anni consecutivamente. Quindi obiettivamente togliersele e mantenere in categoria squadre come Empoli, Frosinone, Cagliari e forse è un plus anche per noi. Certo, no, ma io tra l'altro vi segnalo che in Serie B almeno due, credo, o una tra Cremonese, Como e Venezia, che erano tutte squadre per venire fatte per venire su sparate, rimane giù, Una se non due. Sì, infatti si vede che... Vabbè, ma noi... Sarà una B molto competitiva. Dopo il Sassuolo, dopo la morte del padrone, vabbè, la vedo dura. Infatti è stato un... Ma è stato un evento, però in realtà Squinzi è mancato 2-3 anni fa e il Sassuolo, tutto sommato, delle stagioni dignitose le ha fatte ancora e alzi la mano chi onestamente si sente di dire che ad agosto aveva pronosticato il Sassuolo in B. Ah, Alfonso, il collega Alfonso Mani dice l'Udinese in Serie A dalla stagione 1995-96. Per cioè dall'anno in cui il Genoa retrocesse dopo lo spareggio di Padova 94-95. Esatto. Quindi sono quasi 30 anni. Quindi massimizzeranno il paracadute. Sì, diventerà, non è un paracadute, diventerà una mongolfiera. Non so, una... Esatto. E poi bella piazza, tranquilla, bella tifoseria, eccetera. Hanno una proprietà che anche questo ricorda qualcuno, fino a qualche anno fa era finalizzata a fare il risultato di un certo livello. Voi ricorderete che per un anno, ma forse addirittura due, l'Udinese ha giocato per i gironi preliminari di Champions League. Poi qualche anno fa i Pozzo si sono accorti quanto è bella la plusvalenza e allora sono cambiate delle cose. Ha ragione il telespettatore, anche io Tosver glielo ruberei immediatamente. Certo, no, fortissimo, è uno dei pochi validi della... Anche perché voglio dire, un Genoa trazione nordica, come si è visto, funziona. Sì, sì, funziona. Ma lì gioca invece un certo Eizibue che doveva venire al Genoa anni fa. Gioca nell'Udinese, Eizibue, giusto? Gioca nell'Udinese. Eizibue. Che mi pare abbiamo anche detto in intervista che Dio gli aveva detto di non andare a Genova. Sì, era quello che Dio gli aveva detto di non venire a Genova, ma Dio è uno che la sa lunga, signori. Quindi non per niente è Dio. Cioè... Ragazzi, vabbè, ognuno... Grazie signore, voglio dire. Infatti, grazie signore, grazie. Cioè, meno male arrivare, sì, perché... Io i commenti dei colleghi di Udine che è una cosa inguardabile a volte, si può, vabbè, però ognuno fa ciò che vuole. Comunque qua vedo, torniamo al Genoa. Un gigante, spero che rimanga perché è indispensabile per la squadra, sì, perché abbiamo capito che Gudmundsson sicuramente sarà il pezzo da cena, però speriamo che Frendrup e Retegui restino. Allora, la vedo così. È evidente che io credo che vadano fatte due valutazioni serie. La prima è che il Genoa avrà ancora per la sessione estiva il mercato vincolato dalla ristrutturazione del debito, quindi con l'indice di liquidità e la necessità di
spendere meno di quello che incassa. Quindi il sacrificio di Gudmundsson è ovvio per una serie di ragioni. Il ragazzo è in questo momento uno dei 5-6 giocatori più forti della Serie A, giocherebbe, credo, titolare in qualsiasi squadra di Serie A e in molte squadre di livello top dei principali campionati europei. Ha tutto il diritto, tutta l'aspirazione legittima di andarsi a giocare qualche cosa di importante, e quindi questo è giusto così. Dopodiché io sono rimasto molto colpito dall'intervista che tutti conosciamo, che ha reso Blasquez, perché sostanzialmente il ragionamento è condivisibile, se poi alle parole seguiranno i fatti, e va dato atto che nell'ultimo anno e mezzo la proprietà del Genoa, dopo averne combinato di ogni, dal momento dell'acquisto della società fino alla conferma di Blessin nell'estate del 2022, dal momento dell'esonero di Blessin le ha letteralmente azzeccate tutte. Quindi diciamo che un patrimonio di affidabilità, credibilità, di accountability, visto che sono americani e loro piacciono queste parole, se l'è guadagnato. Allora, se l'obiettivo è quello di una squadra competitiva in Europa fra due anni, sinceramente l'idea di sacrificare Gudmundsson, lucrare una fortissima plusvalenza, perché ci ricorderemo tutti quanti che Gudmundsson è stato preso a 1 milione, quindi la plusvalenza che verrà fatta con la cessione, quale sia il prezzo, 30, 35, 40, vedremo, sarà una plusvalenza stellare. Però al netto di tutto questo, con il ricavato di Gudmundsson si spera, insomma, di fare la campagna acquisti. È chiaro che se tu aspiri a fare un passo in avanti rispetto a un campionato di tranquillo centro classifica come questo, deve essere l'unico sacrificio che fai. Questo è. O quantomeno, se ne fai un altro, devi avere pronti i rimpiazzi, perché poi il mondo non finisce con la vendita di un giocatore importante. Guardate l'esempio del Bologna, che quest'estate ha venduto Arnautovic all'Inter, ma con i soldi di Arnautovic ci ha fatto una campagna acquisti che lo sta portando in Champions League. No, anche lo stesso Atalanta ha dato insomma esempio negli anni fra le varie cessioni che ha fatto. Quindi io chiaramente poi il tifoso, io mi ci metto per primo, si affeziona al giocatore, perché poi è quello che ti trasmette le emozioni nel campo, e il calcio sono emozioni. Fortunatamente Riccardo, ma ti dirò di più, credo che saremo tutti d'accordo, no? Che era dai tempi di Milito e Thiago Motta che al Genoa non c'era un giocatore che tu andavi alla partita per vederlo giocare. Esatto. Cioè parliamo di 15-16 anni fa, anche qualcosina di più. Gudmundsson, almeno io parlo per me, io vado alla partita per vedere il Genoa, perché per me il Genoa è una religione, però già che ci sono vado per godermi Gudmundsson, perché ragazzi, questo ragazzo qua, quando prende palla e comincia a dribblare, tu vedi decisamente il terrore che si insinua nella difesa avversaria con questo a palla e comincia a dribblare, beh, una goduria, ecco. Sì, anche oggi ha fatto un paio di aperture di prima veramente illuminanti. Quindi sì, il sacrificio ci sarà, sul fatto che sia solo lui ho un po' i miei dubbi, ma più che altro facendo i conti, perché comunque se il rinnovo di Vitigna, comunque il riacquisto di Vitigna è fissato intorno ai 25 milioni e dobbiamo anche fare mercato, forse considerando vendere Gudmundsson a 35 potrebbe non essere sufficiente. Consideriamo che dubbio sul fatto che a quei prezzi lì Vitigna venga riscattato, cioè il giocatore è forte, ma sinceramente prenderlo a quella cifra lì è una scommessona. Prenderlo a quella cifra lì non è un po' di discontinuità rispetto a quello che la società ha fatto fino adesso, però c'è anche da dire che se vogliono fare lo scatto, come diceva Blasquez, e a quel punto lì gli stipendi li devi alzare, i giocatori devi pagare di più, non puoi andare a prendere ogni volta un Frändrup che poi ti esplode dopo 2 o 3 anni, o almeno non deve essere, ne puoi prendere uno o due che fa da chioccia a quell'altro, però non puoi dare via 3 giocatori e prendere i 3 che sostituiscono, che possono essere il Frändrup. E quindi per andare a prendere giocatori pronti devi andare a spendere più soldi. Certo, io penso o Girardino, quello che ti ha portato Frändrup e Gudmundsson, lo scouting, cioè andare a cercare in campionati magari non particolarmente competitivi, non particolarmente premianti, eccetera, andarsi a trovare dei giocatori. E quindi mi viene da pensare Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia,
Ad esempio, un esempio interessante, poi la risposta la darà il tempo, è anche egli è preso dallo Sheriff di Tiraspol per 3 milioni. 3 milioni per andare a prendere un giocatore nigeriano che gioca in Moldavia vuol dire che la società ci crede. Assolutamente. Certo. Poi la risposta la darà il tempo. Allora, io ho Giardino. Il miglior Genoa della stagione, intraprendenza, coraggio e personalità. Non era così scontato perché a 39 punti si può abbassare la mentalità, ma questo gruppo lavora forte come una squadra vera. Basti vedere la prestazione che ha fatto Thoresby. E il primo commento avete preso il giornale. Ma speriamo non di fare l'antidoping, direttore, stasera. Speriamo non l'abbiamo sorteggiato. Per come era iniziato il ritiro, vi dico la verità, era difficile pensare a una stagione del genere. Eravamo in costruzione e c'erano da sistemare dei calciatori. Passo dopo passo siamo migliorati. Merito ai ragazzi, se al primo anno in Serie A siamo a pochi punti da Monza e Torino. Un anno e mezzo fa ero in primavera. Posso dire di aver fatto passi da gigante. Merito di chi lavora con me e dei miei ragazzi. Fin dall'inizio volevo una squadra capace di giocare perché abbiamo un portiere di palleggio e centrocampisti simili come Badeli e Gunson. Abbiamo creato un'identità di coraggio e provare a giocare a calcio. Stasera l'abbiamo dimostrato. Ringrazio Ranieri per i complimenti, che ricordiamo ha detto il Genoa, i complimenti al Genoa sono stati più bravi di noi. È un allenatore che ha vinto. È mio futuro. In questi giorni, ecco, ci incontreremo. Ho grande affetto e riconoscenza verso questa squadra, verso questa piazza e la gente che vuol bene al Genoa. Quindi questa è una notizia, visto che si vedranno nei prossimi giorni, pensavamo prima, però ne parlavamo con Riccardo Sallo, del rinnovo, perché oramai a questo punto sono cadute tutte le, come dire, tutte anche le eventuali perplessità. Tu che dici, Riccardo Passeggi? Direttore, non te lo so dire, nel senso che, allora, io faccio una premessa. A Girardino bisogna essere molto grati perché ti ha riportato l'impresa, lui l'ha fatta l'anno scorso, perché ha preso una squadra allo sbando che rischiava seriamente di finire la stagione settima, ottava, e poi ai playoff sa Dio cosa sarebbe successo, e te l'ha portata in Serie A con la promozione diretta. Bisogna essergli grati perché quest'anno, al netto di qualche partita, soprattutto all'inizio stagione, mi viene da pensare a Cagliari, Frosinone, Lecce affrontata in maniera troppo timida, comunque lui sta portando la squadra dove questa squadra meritava di stare. Detto tutto questo, diciamoci molto chiaramente che la rosa del Genoa non ha, e questo era un discorso che si poteva fare anche già ad agosto, non ha nulla a che vedere e non aveva nulla a che vedere con le squadre che lottano per la retrocessione. E il differenziale l'ho visto stasera con il Cagliari, che è una squadra che probabilmente si salverà lottando, ma che è stata surclassata nettamente. A Girardino va dato il merito di aver fatto rendere la squadra per quello che valeva e per quello che vale, e per una squadra neopromossa in un ambiente difficile come quello genovese non è cosa da poco. Speriamo tutti quanti che rinnovi. Se non rinnovasse, non è la fine del mondo, diciamocelo molto chiaramente. Il fatto che il Genoa pensi a fare un passo in avanti te lo dice il fatto che i nomi che girano in sostituzione sono quelli di Gasperini, che francamente ce lo possiamo scordare perché l'anno prossimo Gasperini è in Europa con l'Atalanta, è solo un problema di vedere se fa l'Europa League o la Champions League, e quindi si godrà un altro giro in Europa. Però il fatto che giri il nome di Sarri, signori, Sarri, significa che la società ha ambizioni di un certo tipo, perché contrattualizzare un allenatore come Sarri significa pensare ad un certo livello. Ecco. Vale. Io permetto... Se non è Sarri, vi segnalo che anche Paolo Sousa è libero. Se gli fai un'offerta molto importante, allena la nazionale uruguaiana, ma il Loco Bielsa non potrebbe essere un sogno proibito, cioè... Se siamo in quell'ottica lì, se ne può ragionare. In maniera molto rispettosa mi permetto vado in controcorrente rispetto al pensiero di Riccardo, perché sono i nomi non fanno niente. L'abbiamo dimostrato parzialmente quando la società ha provato, appena entrata, a prendere le redini della società con nomi di Shevchenko, e tutti quanti pensavamo: oddio, questo faremo grande il Genoa. I nomi non fanno grande il Genoa. Chi fa grande la squadra è l'ambiente,
A questo punto, come dicevo prima del tuo collegamento, Riccardo, abbiamo tutti gli elementi per cominciare un ciclo che posso paragonare potenzialmente al ciclo che Gasperini ha fatto all'Atalanta. Tutti gli elementi sono lì. E togliere uno di questi elementi, quindi chiaramente oggi la prova del Genoa è stata un'ennesima dimostrazione di chi ha le redini della squadra, che è Vabbè, questo è evidente, Gilardino. sì. Perché il E merito di togliere una squadra quello così determinata è Girardino, perché è vero certo. che giustamente tu dicevi del valore della squadra, però ricordiamoci che abbiamo fatto un girone d'andata praticamente con chi doveva aumentare il valore della squadra sempre rotto. E quindi i punti che ha fatto Gilardino con i vari Sabelli, con Badeli alla sua età e tutti gli altri li ha fatti con una squadra di 9 undicesimi di Serie B. E quindi non era così scontato obiettivamente. Allora, se, la mia preoccupazione è che tu togli Girardino, metti Bielsa e Sabelli di quest'anno te lo puoi scordare, perché Sabelli rimane Sabelli, non è che è diventato il nuovo Cafù, però si è fatto tutto l'anno, ha macinato avanti e indietro. Allora rischi, nel momento che togli il vero condottiero di quello che mette il collante di tutto questo gruppo, lo togli e tutti questi diventano singoli giocatori che qualitativamente non sono eccezionali, considerando quelli che hanno giocato per la maggior parte, perché poi Messia non ha giocato, Vitinha l'abbiamo preso a gennaio ed è sempre rotto, Retegui ha fatto i primi 10 giornate, cioè, ha fatto 10 giornate senza giocare e avanti così. Quindi Io da Retegui ti dico, spero che lo teniamo perché mi aspetto moltissimo l'anno 21. Mi aspetto veramente tanto. Perché il giocatore c'è, deve migliorare tecnicamente. Quest'anno ha fatto un'annata un po' così, ma ha mille scusanti: l'infortunio, l'ambientamento, il fatto che è passato dal campionato argentino al ritiro con il Genoa senza fare un giorno di riposo. L'anno prossimo sarà un'altra storia, sperando che rimanga. no, beh. Ma mi stanno chiedendo, si potrebbe adattare un rinnovo di prestito per Vitigna. E Vitigna c'è il diritto di riscatto, non è un obbligo. Quindi in teoria sì. Giusto, Riccardo? Sì, ma poi Riccardo. credo che stesso discorso vada fatto, ad esempio, per Spence, che secondo me è un prospetto interessantissimo e che dopo 6 mesi di ambientamento al Genoa l'anno prossimo, se confermato, potrebbe fare meglio. Il problema è che col Tottenham ha un diritto di riscatto, se non mi ricordo male, a 9-10 milioni. Ecco, francamente, a 9-10 milioni, per attenerselo, te lo dico in senese. Sì, perché un po' forse un po' elevato come somma. Il fattore c'è, ma 9-10, ecco, 9-10 milioni sono cifre folli da Premier League. Non... Però 10 milioni è quanto abbiamo pagato di scatto di De Vinter. Sì, però De Vinter è un nazionale belga. Spence è un prospetto interessante, ex under 21 inglese, però Nazionale il belga Tottenham. Ma il adesso dopo la stagione del Genoa. Tottenham ha fallito, insomma. Non era nazionale al No, momento di essere assolutamente fissato 10 cresciuto. milioni. È stata una scommessa fatta, sai, voglio dire, anche Dragusin a 5-6 milioni, quanto l'abbiamo pagato, era una scommessa, è cresciuto al Genoa e ne abbiamo fatto 30 milioni dandolo al Tottenham. E a quella cifra lì, francamente, chiunque l'avrebbe portato a Londra a Camalletta, ecco. Comunque, mi suggerisce il collega Alfonso Magno che Thorsby ha dichiarato che se gioca così è merito di Ranieri, perché ricordiamo Ranieri quando era alla Sampdoria aveva Thorsby come giocatore, vabbè, comunque, ecco qui, Thorsby ha detto, no, sono contento, sono in forma, oggi ho fatto bene, i tifosi sono pazzeschi, siamo sempre in debito con loro, vogliamo continuare così, ho imparato tanto da Ranieri, ma oggi però ho vinto io, giusto? Thorsby Vabbè. oggi ha fatto una partita, io l'ho detto scherzando prima, speriamo non gli faccia l'antidoping, ha fatto una partita clamorosa. Lui e Fredo Clamoroso. sono una partita Sì. semplicemente sontuosa. Allora, il primo errore di Thorsby lo ha fatto la prima palla persa in maniera tutto sommato abbastanza gratuita al sesto minuto del secondo tempo, il che vuol dire che ha giocato palloni per 51 minuti, ivi compreso il gol, senza sbagliarne, senza perdere uno. Tanta roba, e di testa non ha perso un contrasto. E di qualità, come dicevo prima, perché lui di solito è famoso per la quantità, ma ha fatto Esatto. tanta qualità. Vabbè. Spence potremmo prenderlo con lo sconto se è inserito una trattativa con il Tottenham per Gudmundsson. Beh, sì, Potrebbe. se va al Tottenham, sì, potrebbe essere una delle. C'è grande fiducia comunque nella società, perché la società, come Sì, diceva ma Riccardo, ha dimostrato di lavorare, a parte gli errori su.
iniziali ha dimostrato di esserci, avere un progetto chiaro, di metterci dei soldi, di investire, di continuare a portare alto la barra del livello, e quindi i fatti che contano, e i fatti dicono che questi si stanno comportando da persone serie. Poi ma leggevo in settimana che mi sembra sia il sesto gruppo per investimenti in Italia, tra i 777, quindi insomma, sì. I soldi, è facile parlare di milioni quando sono i soldi degli altri, ma certo. Insomma, tanto ringraziamento, quindi grande fiducia nella società in tutti gli aspetti. Certo, magari Ottolini, se proprio devo essere, magari potrebbe anche fare un corso di comunicazione, magari aggiornato, perché insomma la dichiarazione che ha fatto riguardo a Frendo suonava un po', ma a parte quello insomma potremmo essere soddisfatti. Comunque, al di là di tutto, di nuovo, quello che conta è il modello aziendale. Cioè, direttore, tu ricorderai che io l'ultima volta che sono venuto da te dissi una cosa della quale sono assolutamente convinto, e cioè che nel calcio contemporaneo l'obiettivo è quello di produrre valore, produrre utile per gli azionisti, gli shareholders, i proprietari della società. Il problema è che il risultato sportivo è quindi funzionale alla produzione di utile, non è più l'obiettivo, ma è un mezzo. Allora, il problema qual è? Il problema è, se tu hai un modello aziendale come quello dell'Udinese, e ci limitiamo all'Udinese, che è finalizzato alla produzione di utile attraverso la plusvalenza sul singolo giocatore, io sono convinto che nel lungo termine questo sia un modello perdente. Cioè, a breve medio consente di riempire le tasche della proprietà, ma a lungo termine è perdente, perché porta a risultati negativi e quindi a deprezzamento di valore e degli asset societari e della società nel suo insieme. Ma se il modello aziendale è finalizzato a creare valore a favore degli azionisti, attraverso la crescita di valore dell'azienda, allora parliamo di qualche cosa di completamente diverso. Di serio, certo, di concreto. Certo, no, sono d'accordo. Il modello aziendale a cui si ispira il Genoa per il momento sembrerebbe essere questo, dopodiché nel futuro, come dicono gli arabi, il futuro sta nascosto nelle pieghe del mantello di Allah, e quindi insomma vedremo che cosa succede. Anzi, come dicevano i romani, i nostri padri romani, sulle ginocchia di Giove, quindi esatto. Siamo lì, quindi chiaro, vabbè, però sì, è iniziato col piede giusto, quindi questo è allora, l'unica soluzione, è il rischio di diventare un satellite dell'Everton, ecco, questo sì, di diventare un giorno quello che Salisburgo è rispetto all'Ipsia nel modello multiproprietario della Red Bull. Sì, è vero che è vero. Il Salisburgo domina nel suo campionato, però insomma parliamo del campionato austriaco, non del campionato tutto. No, appunto, campionato austriaco raramente, ecco, di rispetto, cioè un tempo era un grande campionato, adesso esatto, ma parliamo di 60-70 anni fa. 60 anni fa, infatti, se non vogliamo andare anche dire ai tempi di Mattia Sindelar, quindi esatto, ancora molto più dietro. Quindi, allora, io direi, siccome sono le 23.49, qui su Pianeta Genova 1893.net, la voce del padrone su il salotto del Grifone, io direi, come già è passata anche più di un'ora, in modo molto allegro e rilassato, visto che Genova oramai ha centrato stasera il suo obiettivo, quindi come dire, pratica archiviata, timbro sopra, arriva burocraticamente, si passa nei faldoni. Io direi, al Milan. Apprezziamo, cari genovani, la goduria, che poi in realtà è una cosa che ci stiamo gustando, quantomeno dalla vittoria in casa con l'Udinese, perché lì è stato chiaro che non ci sarebbero stati problemi per questa stagione, ma con tutto quello che abbiamo patito in questi anni, la goduria di dire, ma che sapete che c'è? Ma noi domenica andiamo a Milano e non andiamo a fare barricate, andiamo a giocare col Milan e vediamo che cosa succede. Esatto, quello volevo portare. Secondo me sì. È inutile andare tanto le barricate per cosa? Si va a giocare a viso aperto, si va a giocare a fare portare un risultato positivo, secondo me. L'ultima vittoria col Milan fu proprio i Gasperini, giusto Riccardo? No, Nicola. Febbraio 2020, l'ultima partita giocata prima del Covid. L'ultima partita, giusto.
giusto, giusto. No, ma il Genoa ha dimostrato in tutto il campionato di, a parte come menzionava precedentemente, due o tre, forse i mezzi tempi sbagliati, ha dimostrato di essere presente in tutte le partite, quindi no. Il fatto che abbia raggiunto l'obiettivo non raggiunto, non dico che non dovrebbe attaccare assolutamente la prestazione del Genoa. No, no, ma infatti secondo me lo scenario San Siro dove Retegui si potrebbe saltare, se si riesce a imbiccarlo per bene e gli dai la possibilità di far vedere a Spalletti che è un giocatore assolutamente... Ma non solo lì, adesso altra cosa, è una partita in cui si parrà la novità di Gilardino, perché tu non hai più problemi a Sili di classifica, te la vai a giocare a viso aperto. Io spero che mi stupisca. Certo. Spero magari fa vedere lui... Una formazione molto aggressiva. Vitigna dovrebbe aver maturato i suoi 90 minuti, quindi potrebbe anche partire con i due giocatori davanti, Vitigna, Retegui e Gudmundsson a girare dietro di loro. Tanto così, esatto, se abbiamo Torsi in queste condizioni, se hai un Torsi e Frendrup in queste condizioni, e giocano per due persone in più, giocano, quindi sono... Tra l'altro il Milan sarà senza Maignan, sì, e senza senza Calabria e senza Teo Hernandez, no? Se non sbaglio. No, Loftus-Cheek. No, gli altri lo sono squalificati per quello che era successo al derby. Maignan e Loftus-Cheek sono infortunati. Infortunati, vabbè. Vabbè, però sono dei pezzi da 90, insomma. No, voglio. Sono giocatori. Poi ho letto che Giro va negli Stati Uniti. In Los Angeles. Quindi praticamente chiuderà la carriera, si va a fare la pensione. Loro per l'anno prossimo, perdendo un giocatore enorme come Giroud, perché Giroud è veramente un giocatore enorme, rimpiazzarlo non sarà una roba semplice. No, infatti, prendere un centravanti analogo, anche centravanti, almeno fino adesso, centravanti titolare della nazionale francese, quindi insomma, pezzo la 90, vero? Quindi. Allora, contro la Juve a Torino abbiamo giocato con Messias, Vitigna, Retegui e Gudmundsson. Esatto. Sì. Ecco, purtroppo Messias temo che almeno fino a Sassuolo, la Roma in trasferta, non lo rivedremo. No, probabilmente, forse contro il Sassuolo potrebbe rientrare, forse, però come anche Malinowski. Potrebbero Malinowski rientrare... Poi... Sarà tenuto, ma giustamente, sotto una campana di vetro, perché ha da giocare l'europeo. Sì. Ringrazio moltissimo Elio Giuliani, mister giocatore 777, anche Pianeta Genova per le impostazioni costanti e precise, oltre alla compagnia del post partita. Grazie direttore. Grazie a te, caro Elio, perché... Diciamo, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, insomma, quanto più possibile. Per fortuna, ecco, grazie a voi, diciamo, ci riusciamo, grazie per questi messaggi. Allora, un attimo, che stavo vedendo una cosa, vedo un fermento in relazione a noi. Gudmundsson è a pari merito per gol segnati con Osimhen del Napoli, 14 gol, e non è punta. Ed è una seconda punta. Ed è una seconda punta. E gioca fuori area. Gioca fuori area. Pensate, anche se è una seconda punta molto anarchica, perché poi a volte quando si accentra o va sulla fascia, poi va anche dietro a dare una mano ai compagni in fase difensiva. Quindi ecco, è il giocatore ideale per un allenatore, secondo me. È perfetto. E mancano 4 partite, giusto Claudio? 4 partite ancora, quindi può incrementare il bottino. Vabbè, io devo dire la verità, più che ancora le recessioni, almeno a mio avviso, siccome la casa si costruisce le fondamenta, e comunque le fondamenta di una squadra è comunque la mano dell'allenatore, c'è poco da fare.
Quindi se si perdesse l'allenatore, secondo me quella sarebbe la più grande iattura, anche perché poi dopo chi lo succederà a lui, e dovrà comunque, non dico rivoltare la squadra, perché ha altri criteri, quindi ognuno agisce in base alle proprie convinzioni professionali, morali e quant'altro, ma cioè, significherebbe un ricominciare da capo. Per quello dico, meglio avere Gilardino secondo me per almeno 2 anni, poi appunto come diceva Riccardo Sallo, apriamo un ciclo, poi si vedrà. Chiaro, no, ma la cosa incredibile, vabbè, poi alla fine i matrimoni fanno sempre in due, quindi bisogna vedere poi quali sono le verità che ci stanno fra una parte all'altra, ma se è vero che nel calcio contano sempre i risultati, quello che diciamo sempre, no? Al di là di tutto, è allucinante pensare a un non confermare Gilardino dopo i risultati che ha fatto in Serie B e in Serie A, è fuori da ogni logica. Perché poi non è che tu metti Sarri, per dire, per chiamare il nome enunciato prima da Riccardo, non è che metti Sarri e tutto funziona. E poi è anche un bel caratterino quello lì, non è che è rimasto 1 o 2 anni in ogni posto, poi l'hanno cacciato via, anche dove potenzialmente ha fatto bene. Quindi se i risultati contano in questo sport, tanto di cappello a Gilardino, tutta la squadra è con lui. Quindi non avrebbe assolutamente senso nel progetto ambizioso della società non rinnovare il contratto a Gilardino. No, no, ma infatti, questa è interessante, questa ipotesi. E se venissimo Reteghi e si tenesse Gudmundsson, Riccardo Passeggi? Gudmundsson, signori, vuole andare. Cioè, ci sta, mettetevi nei suoi panni, ci sta. Ha 26-27 anni, è nel massimo del suo fulgore come rendimento, ha degli interessi, io lo seguo sui social, su Instagram, che lo porta lontano da Genova, ogni 2 per 3 a Milano, è appassionato di arte, è appassionato di moda, cioè uno per il quale il mondo non finisce nei 120 metri per 60 del campo da calcio. A Genova ha dato tanto, gli dobbiamo essere grati perché ci ha portato in Serie A, ci ha tenuto in Serie A e quest'anno ci ha fatto godere come delle bestie. Credo che se va via, vada via con soddisfazione sua, perché appunto giustamente ambisce a palcoscenici di altro tipo e questi sono gli anni in cui puoi farlo, e con soddisfazione del Genoa che, ripeto, lucrerà una plusvalenza da Gudmundsson credo mai vista nella storia della società, perché non siamo ai livelli delle plusvalenze, o meglio, siamo a livelli ben lontani dalle plusvalenze che hai fatto quando hai dato via Milito, quando hai dato via Piotte, che via discorso. Tiago Motta hai preso, erano giocatori che avevi pagato. Gudmundsson lo hai pagato un milione, il resto è tutto margine. Certo, infatti è benissimo. È mezzanotte, sta per scoccare mezzanotte, l'ora delle streghe, come cantava Caterina Caselli tanti anni fa. E allora io saluto e ringrazio Riccardo Sallo dall'altra parte dell'oceano. Grazie Marco, grazie a tutti, grazie Riccardo e grazie a tutti quelli che ci seguono. Riccardo, solo una cosa, velocemente, il vostro club qualche cosa che bolle in pentola, qualche iniziativa? Ci stiamo cercando di organizzare qualcosa per fine stagione, abbiamo qualche idea, non è ancora nulla, non possiamo fare i funerali come l'anno scorso, ma cercheremo di essere creativi, anche perché c'ho sempre il mio abito da prete che ora vorrei riusarlo. Quindi, però vediamo cosa riusciamo a fare, non diciamo altro, rimanete collegati. Io mi ero travestito da sceicco al bonifici, al Iban al bonifici, sceicco Antani, al Iban al bonifici con gli occhiali neri, guarda, è stato, mi siamo divertito, cioè non eravamo in diciamo sul posto, meglio avevo Carlo Sciaccaluga che ci ha fatto da, è stata una serata veramente indimenticabile, le risate, veramente un'allegria, come da anni non si faceva,
Mi ricordo solo una serata così divertente, il derby, quello di Milito non c'è ma le pere sono sempre tre, quello del 28 novembre 2009, 3-0 e 10-4-11, bella goduria. Esatto. Eravamo, pensa, allo stadio, io vabbè ero in tribuna stampa, ma avevo su mia moglie e altri miei parenti che erano tutti per il Genoa. È stata una cosa, una veramente un divertimento unico. Comunque ringrazio ancora Riccardo Sallo, ringrazio tutti. Saluto Riccardo Passeggi, spero di vederti insieme a Olga su questi alla tua gattona su questi schermi. Grazie a te direttore, grazie a Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori e gli spettatori e buon Genoa a tutti. Benissimo, allora noi ci vediamo cari amici, che vi ringrazio tantissimo, siete stati anche questa sera in tanti per festeggiare la nostra diretta, per festeggiare la salvezza matematica del Genoa. Noi ci vediamo domenica prossima, ricordo, Milan-Genoa, ore 18, orario italiano, da te Riccardo Sallo sono le 18, mi pare le 12 10. Saranno le 12, scusa, le 12 sono le 12, questi gli orari un po' così, e vediamo primo e secondo tempo, ci sarà Francesco Padrone, poi Francesco Padrone alla fine della partita, la voce del padrone rosso blu e altri due fantastici ospiti. Da Marco Liguori è tutto, buona serata, buonanotte, come diceva Riccardo Passeggi, buon Genoa a tutti. E anzi, soprattutto, forza Genoa! Ciao a tutti! Buonanotte! Ciao, buonanotte.